Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro TG. È scattata oggi all'alba un'operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri di Rimini con 14 militari insieme a due ispettori dell'AUSL. Sono stati ispezionati nell'ambito del contrasto all'abusivismo tre appartamenti di appena 50 metri quadri ciascuno a Viserba, in via Bologna, dove c'erano dei veri e propri dormitori. In un bilocale erano addirittura stipati 9 letti di fortuna e pare che si dovessero fare anche i turni per riposare. Identificati 45 immigrati, tutti di origine bengalese, uno è stato denunciato perché inottemperante a un provvedimento di espulsione. Erano distribuiti tra i tre immobili risultati regolarmente locati. Per uno degli immobili era stata pattuita la cifra di 9.000 euro per i 4 mesi estivi. I proprietari saranno segnalati alla Guardia di Finanza. Al termine degli accertamenti sono state contestate 25 sanzioni amministrative in relazione all'ordinanza del Comune di Rimini per la prevenzione delle condizioni di sovraffollamento abitativo per un totale di 1.250 euro. Il personale dell'AUSL provvederà nei prossimi giorni a richiedere l'emissione dell'ordinanza di sgombero e ripristino del numero legale dei residenti. E quest'anno a Rimini la prima multa a un acquirente di venditori abusivi è arrivata neanche a metà giugno. Una donna di 55 anni, residente in provincia di Mantova, è stata sanzionata per aver acquistato una borsa contraffatta da un venditore abusivo. È stata fermata ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale di Rimini sulla riva di uno stabilimento a Marebello. La donna è stata sanzionata per 200 euro per l'acquisto di una borsa contraffatta in finta pelle che è stata confiscata. Il venditore, di origine senegalese, è stato denunciato per commercio di marchi contraffatti. Il PM bolognese Antonella Scandellari ha chiesto condanne fino a 7 anni al termine della requisitoria nel processo che vede imputati a Bologna per corruzione quattro finanzieri e un commercialista. I militari sono accusati di aver ricevuto denaro, cene e regali per addomesticare una verifica fiscale nei confronti della Rimini Yacht, la società di Giulio Lolli, ancora latitante, società poi fallita e al centro di varie vicende giudiziarie. I fatti contestati risalgono al periodo tra l'autunno 2008 e il maggio 2009. È stato presentato oggi il 14° osservatorio sull'incidentalità stradale nella provincia di Rimini. Continua il calo degli incidenti grazie anche alla riorganizzazione della viabilità nei centri riminesi, ma restano diverse criticità. Nel 2014 in provincia di Rimini ci sono stati 1.743 incidenti, con un meno 9,9% sul 2013. I feriti, 2.218, sono calati del 12,5%, mentre i morti sono passati da 18 a 20. Nel capoluogo gli incidenti sono stati 1.044, a Riccione 202. In lieve aumento i pirati della strada da 34 a 37. Negli ultimi 13 anni gli incidenti sono calati del 45%, i morti del 66% e i feriti del 48%. Oggi gli indicatori di mortalità e lesività sono più bassi della media regionale. Il report, oltre ai numeri, serve anche a capire le caratteristiche degli incidenti. Spesso gli incidenti capitano anche nelle ore del giorno, non necessariamente sabato notte come ci si aspetterebbe. Rimane anche questa poca attenzione a quelli che vengono definiti gli utenti deboli della strada, in cui ancora registriamo investimento di pedoni sull'asse stradale. Per quanto riguarda le cause degli incidenti, ovviamente sono cause che sono dovute soprattutto a mancato rispetto delle regole di precedenza, manovre azzardate, guida distratta, velocità troppo elevata, per cui mi verrebbe da dire tutti elementi che possono essere eliminati muovendosi più correttamente sull'asse stradale. Rispetto agli automobilisti che sono considerati gli utenti della strada più aggressivi, ma anche rispetto alle due ruote o anche ai pedoni, che probabilmente devono anche così capire meglio quali sono anche loro le regole di comportamento, soprattutto ora che abbiamo anche aumentato la rete delle piste ciclabili, per cui insomma, le corsie riservate dovrebbero essere utilizzate con maggior frequenza. Claudio Palomba lascia la prefettura di Rimini per diventare prefetto di Lecce. A Rimini arriverà Giuseppa Strano, 63enne catanese, attualmente prefetto di Pavia e prima donna a ricoprire questo incarico a Rimini. I trasferimenti sono stati ufficializzati ieri dal Consiglio dei Ministri. Ieri sera il Consiglio Comunale di Rimini ha adottato la nuova zonizzazione acustica
e approvato il piano di razionalizzazione delle società o partecipazioni societarie detenute. Ma c'era attesa anche per l'ora delle interrogazioni, dove il consigliere Pazzaglia ha interrogato sui rapporti tra amministrazione comunale e Coconuts, il locale il cui titolare, Lucio Paesani, presidente del Consorzio degli Operatori del Porto, è indagato nell'operazione Titano. A rispondere non è stato però il destinatario dell'interrogazione, il sindaco assente a inizio seduta, ma l'assessore Sade Golvante. Non è certo il sindaco che sceglie il presidente del Consorzio del Porto. Il presidente del Consorzio del Porto è stato scelto dagli associati. Il presidente del Consorzio del Porto era quello che veniva in prefettura, ai comitati ordini pubblici e sicurezza, a concordare le azioni per la gestione, ad esempio, dell'evento Molo Street Parade. Questa amministrazione ovviamente plaude l'operato delle forze dell'ordine. Ovviamente rimaniamo garantisti fino in fondo, perché o vogliamo i processi sommari in quest'Aula, io credo, consigliere Pazzaglia, che lei questo non lo voglia, perché lei è sempre stato garantista e spero che lo sarà anche in questo caso. Non facciamo processi sommari qui. L'amministrazione ovviamente ringrazia le forze dell'ordine per qualsiasi operazione che consente di contrastare il crimine nel nostro territorio. Possiamo usare il Coconut, requisendolo, durante la mola, durante la notte rosa, per fare prevenzione per tutti quei giovani che ogni sera andavano lì e trovavano la cocaina un chilo e mezzo a notte. Allora, questo è un punto politico. Non si può fare come ha fatto lei. È troppo puerile la risposta che mi ha dato. È troppo debole. È troppo. Non si può giocare a nascondino. Lei si deve prendere, visto che il sindaco non c'è, le proprie responsabilità, cioè l'amministrazione comunale, cosa vuol fare? Non si è capito dalla sua risposta cosa vuol fare, a parte parlare, è ora di fare dei fatti concreti. Allora, sia il garantismo, però non facciamo che queste cose vengano delegate alla magistratura e alle forze dell'ordine. L'amministrazione deve avere una sua opinione e la deve dire chiaramente ai cittadini. Paolo Maggioli è stato confermato anche per il prossimo biennio alla guida di Confindustria Rimini. La conferma è arrivata nel corso dell'assemblea dei soci di Un'Industria Rimini, che celebra i suoi 70 anni, in corso al centro congressi del Grand Hotel di Rimini. Tra gli ospiti c'è anche il presidente nazionale di Confindustria, Squinzi. È attraccata stamattina alle 9 al largo di Rimini, di fronte alla palata, la gigantesca nave da crociera The World. Fa il giro del mondo ogni 2 anni. I suoi 200 facoltosi inquilini oggi hanno visitato Rimini e San Marino. Eccolo! Babbo! Babbo! Il Rex! Il Rex! Rapprimento il potestà! Vi auguro buon viaggio! Viva l'Italia! L'accoglienza non è stata proprio uguale a quella riservata alla turbonave Rex, passata per Rimini 80 anni fa. Ma di certo l'enorme nave da crociera The World, lunga 200 metri, 43.000 tonnellate di peso, con 12 ponti, 4 ristoranti, piscine, un centro benessere, 2 green per il golf, palestra, biblioteca, ormeggiata dalle 9 di stamattina al largo di Rimini, non è passata inosservata, che si trovava sulla palata. Varata nel 2002, battente bandiera delle Bahamas, fa il giro del mondo ogni 2 anni. A bordo ci sono circa 160 condomini, per lo più pensionati e uomini d'affari. Sì, condomini, perché le cabine sono in realtà degli appartamenti che arrivano anche a 120 metri quadri, in vendita a 2 milioni di euro. Le spese di condominio si aggirano sui 300.000 euro l'anno. Ci sono americani, australiani, canadesi, svizzeri, polacchi e francesi e sembra che uno dei bilocali sia di un italiano. Nella gita di oggi i turisti hanno visitato Rimini, San Marino e Ravenna. Lo sa cos'è quella? È una delle barche che sono tutti signori dentro. Guardate la nave? Sì. Lo sapete cos'è? È una nave da crociera, la faccia di quelli che muoiono di fame. Qui ci saranno i pullman che li aspettano e poi li porteranno in città. Dio, tanto Rimini, per andare in centro storico ci vuole il pullman. Dicono che ci siano molti pensionati, i proprietari di questi... Ah sì? Sì. Noi no, eh? The World ripartirà a mezzanotte per Venezia. I riminesi non verranno a salutarla come fecero con il Rex, non ci sarà la gradisca sulla banchina in lacrime. Forse quella Rimini e quei riminesi non ci sono più.
O forse sì. Ma lei lo farebbe un giro del mondo con quella nave lì? Beh, un giro del mondo con una bella signora come lei, sì. Se no, no. Con tutto anche l'affetto per la nostra bella Rimini, torniamo coi piedi per terra per fare un po' di gossip cittadino. Il sindaco di Rimini Gnassi in queste settimane ha le prese con gli incontri di presentazione del bilancio nei quartieri, situazioni storicamente a rischio di tensione per qualsiasi primo cittadino, ma a quanto pare a riscaldare davvero l'animo del sindaco è stata questa mattina la titolare di un bar di Rimini. Tutto pare sia partito da questioni tecniche sull'arredo circostante, quando a un certo punto il tono si è alzato davanti ai tanti clienti presenti nel centrale caffè commercio e il sindaco ha ricordato con forza l'impegno e gli investimenti in atto per rilanciare il centro, e anche la titolare ha alzato da par suo la voce. Poche ore dopo al bar l'argomento, restano ancora i 2 minuti elettrici della mattinata, ma assicura la nipote del titolare senza l'intenzione di accendere polemiche, anche perché da domani si torna amici come prima. Una cosa molto semplice, nel senso una veduta diversa delle cose più o meno importanti che possono essere per la città, niente di particolare. Ecco, l'unica cosa che non è stata carina è che sia successo con dei clienti all'interno del locale. Sarebbe stato molto più bello poterne discutere con calma e dire le proprie idee, ecco, niente di che. Tutti ci teniamo molto al centro storico, ognuno ha le proprie idee, perché la veduta da commerciante, da residente o da sindaco può essere diversa, però sono cose di cui parlare con estrema calma e cautela. Dopo il successo dello scorso anno della festa per i 50 anni, Rosencrown quest'anno ha deciso di riproporre 8 giorni di eventi dedicati alla musica col Summer Fest, iniziato ieri sera e che si concluderà il 18 giugno con Eugenio Finardi. Ieri nella serata inaugurale sul palco dello storico pub riminese una leggenda della musica britannica, Ian Peace dei Deep Purple, accompagnato da una cover band locale e dal chitarrista Ricky Portera. Veramente abbiamo fatto un festival musicale perché ci sono generi musicali diversi. Andiamo dal rock forte della prima sera di Ian Pace Deep Purple, che è un rock molto forte, andiamo al melodico col tamburello di D'Episcopo, andiamo con la musica, selezione di una musica americana nera, James Brown e compagnia bella, Finardi con la sua musica ribelle, si può dire in questo caso. Abbiamo i Mocha Club, Joe Di Brutto, poi quest'anno abbiamo anche la novità del comico, Cevoli, quindi è veramente un festival. Deep Purple io li ascoltavo quando ero un bambino, ascoltavo Deep Purple e sognavo questo mondo irraggiungibile, questo mondo che sembrava il mondo delle favole, no? Quelle cose che non si avverano mai. Stasera saremo qua insieme. Quando mi invitano a suonare con altre band, lascio che siano loro a scegliere i brani. E mentre a volte la scelta ricade su pezzi noti e scontati, altre volte mi ritrovo a fare pezzi meno ovvi. E questo per me è davvero interessante, se non preoccupante. Sì, perché magari si tratta di pezzi che non suono da 35 anni e me li devo ricordare. E così dico sempre che se si fa un errore durante l'esecuzione è sicuramente colpa mia, perché queste band il pezzo lo hanno preparato e lo conoscono bene. E a quel punto io non posso mettermi lì ad attivare il pilota automatico e iniziare a suonare, ma mi devo concentrare e ricordare. Un maestro dei finali, dei pezzi rock. E come ogni settimana vi proponiamo anche un'anticipazione della puntata di TikVa, gli Intrici della Speranza, che andrà in onda domani, sabato, alle 21.10. Per me Casa Sant'Anna è stata come una
salvezza, perché sinceramente senza documenti, giovane, incinta, io non sapevo cosa fare. E con grazie di Signore io ho trovato casa Sant'Anna. Rari non vuol dire soli. Michele, 26 anni, di Genova, è affetto dalla malattia di Lejnan, tuttavia ha deciso di non rinunciare alla vita. Oggi è autore di 2 fiabe per bambini. Scrivere per lui è fondamentale. Lo fa stare bene, lo mette in comunicazione con il mondo. Una patologia anche particolarmente grave che non gli ha tolto né la voglia di sorridere né la voglia di far correre i sogni, come dice uno slogan. Si chiama Giorgio Galardi, ha 88 anni ed è ancora in servizio. 2 o 3 volte a settimana, a seconda del bisogno, si infila l'uniforme blu e gialla della Misericordia e va nella sezione di Chiesa Nuova per occuparsi dei trasporti sociosanitari. Questo non è l'unico record del confratello Giorgio. Quest'anno festeggia l'80° anno di iscrizione alla confraternita di Chiesa Nuova. Mi ricordo da quando si faceva servizio, non come ora, ma quando c'erano le famose vetrinette per i primi pronti soccorsi. Una giornata di svago a Gardaland, una giornata per divertirsi e per almeno qualche ora non ricordare la vita in un kibbutz israeliano al confine con la striscia di Gaza, dove il rumore degli spari, dei missili e delle sirene del codice rosso che chiama gli abitanti ad andare nei rifugi non dà tregua. Sono tanti i significati di questo viaggio italiano per questi ragazzi di 12-13 anni che, partiti da Israele, da Nirim, sono ospiti in questi giorni delle comunità ebraiche di Milano e Verona. Un viaggio organizzato da Keren Hayesod Italia, il Fondo Nazionale di Costruzione Israeliana, che ha l'obiettivo di avvicinare il popolo ebraico a Israele. Mettiamoci in gioco il titolo della campagna nazionale contro il gioco d'azzardo, nata nel 2012 per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche di questo fenomeno nel nostro paese e sulle sue conseguenze sociali, sanitarie ed economiche, ma anche per avanzare proposte di regolamentazione. Tra le varie sigle che vi hanno aderito c'è anche la WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. E per noi è tutto, vi ricordo ancora l'appuntamento con TicVa domani alle 21.10. A seguire il meteo ci trovate come sempre anche sul sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata.